Carissimi ospiti ed operatori, siamo molto dispiaciuti, ma anche quest'anno dobbiamo mantenere un comportamento virtuoso per contenere la diffusione del virus e non possiamo essere in mezzo a voi. Ma noi non ci perdiamo d'animo, non ci ferma niente, non ci ferma nessuno. Con l'instancabile Marco e la sua diretta sulle Mine News, magicamente vi raggiungiamo in tutti i reparti e anche nelle vostre case. Vi stringiamo tutti in un grandissimo e calorosissimo abbraccio. Come Gesù Bambino, noi siamo qui al freddo del gelo per fare a ciascuno di voi speciali auguri di Natale. Tra poco ci raggiungerà anche Babbo Natale, ma prima abbiamo il piacere di avere con noi anche il nostro sindaco Michele Sarchielli. E voi dovete sapere che il sindaco non è arrivato a mani vuote. Grazie allo stanziamento fatto con la giunta comunale ci porta in dono ben 5.000 euro che sono stati appunto stanziati in occasione per contenere le spese che abbiamo sostenuto per il Covid. Quindi un grande grazie alla giunta comunale e al nostro sindaco, sapremo sicuramente farne buon uso perché ne abbiamo davvero davvero tanto bisogno. Prima di proseguire io a questo punto passerei direttamente la parola al sindaco per un saluto. Grazie. Anche io ringrazio la Fondazione e la sua Presidente, tutto il CDA, fiero di avervi dato il contributo, e comunque anche voi avete passato un anno e non è finita purtroppo in difficoltà. Purtroppo, come dicevo, la pandemia è ancora in corso, anzi sta peggiorando, e a questo proposito invito anche i cittadini a mantenere le distanze e a rispettare le regole. Colgo l'occasione anch'io per ringraziare tutti gli ospiti e augurare a tutti loro e le sue famiglie buon Santo Natale e buon anno a tutti. Grazie. Grazie davvero sindaco per la tua presenza. Siamo qui circondati da queste bellissime decorazioni che voi potete vedere dietro di me e anche prendo questo perché è troppo bello perché è Atalantina. Quindi anche in virtù dell'Atalanta, della nostra fede calcistica. Eccola qui. Questi bellissimi lavoretti sono stati realizzati con tanto amore e con tanta passione dal gruppo delle donne volontarie della Fondazione. Hanno cominciato a lavorare, penso, nel mese di settembre. Hanno aperto un vero e proprio laboratorio, non so quanti ne abbiano fatti, ma ne hanno fatti davvero tanti e tanti sono finiti anche nelle vostre case perché li abbiamo messi in vendita e quindi so che sono stati acquistati e sono nelle nostre case. Vi diciamo grazie per questo pensiero che avete avuto per noi e è un modo come un altro per sentirci tutti vicini e così vi abbiamo raggiunto anche nelle vostre case. Ci sono già in programma, vero Vanna, degli altri lavoretti per cui rimanete sintonizzati e vedrete che qualcosa prossimamente comparirà ancora. Ecco, in virtù proprio del fatto che, come diceva il nostro sindaco, i contagi stanno aumentando, mi permetto di ricordare a tutti gli ospiti che lasceranno la Fondazione in queste giornate per rientrare alle proprie case di il rispetto delle regole, come appunto diceva anche il nostro sindaco, nel modo migliore possibile, perché vorremmo evitare davvero che poi al vostro rientro ci siano delle brutte sorprese. Noi ce la stiamo mettendo tutta, ieri sera è uscito un decreto nuovo, questa mattina i nostri operatori si sono messi all'opera per comunicare a tutti le variazioni, perché i regali ce li fanno sotto l'albero alla sera della vigilia. Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli operatori che saranno al lavoro, quindi in servizio in queste festività. Il loro calore e il loro sorriso so che riusciranno a scaldare le giornate dei nostri ospiti e poi dalla cucina mi hanno detto che
in pentola ribolle qualcosa di veramente eccezionale, quindi il vostro Natale, anche se siete qui in fondazione, vedrete che cercheremo di renderlo il più lieto e il più bello possibile. Auguriamo un sereno e felice Natale a tutti quanti voi e alle vostre famiglie. Gianni Rodari nella sua filastrocca di Natale scrive: se ci diamo una mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Noi ce la mettiamo davvero tutta. Da tutti noi insieme un buon Natale e felice 2022. Adesso le sorprese non sono finite, perché tra poco vedrete comparire Babbo Natale. Visto che i minuti d'attesa siano proprio pochi pochi, vi abbracciamo, vi vogliamo tanto bene, mandiamo baci e abbracci a tutti. Ma un suo elfo conosce tutte le lingue, quindi conosce benissimo anche l'italiano. Adesso io ve lo passo, così vi saluto a tutti. Elfo portavoce di Babbo Natale, a te. Buongiorno a tutti. Babbo Natale purtroppo parla solo lappone, quindi ho lasciato il compito a me. Siamo venuti qui per augurarvi tantissimi auguri di Buon Natale. Ci dispiace molto di non poter entrare in contatto con voi, però ecco, tutta la nostra vicinanza, e abbiamo portato un po' di caramelle, un po' di musica e tanto bene a tutti voi. Buon Natale a tutti! Grazie, buon Natale! Grazie mille! E grazie a voi per l'impegno che ci mettete tutti i giorni. Grazie, grazie mille a voi, soprattutto perché queste iniziative ci riscaldano davvero il cuore. Ringrazio anche l'amministrazione comunale per la collaborazione di questi, di tutti questi eventi, che è solo con piacere collaborare, anche solo insieme riusciamo tutti insieme a portare queste tradizioni, continuando a stare tutti vicini in questo momento difficile. Buon Natale! Buon Natale! Grazie ancora! Sera un po' particolare questa, perché è la sera di Natale,
un appuntamento che abbiamo atteso da un mese a questa parte, proprio perché ci pare che il Natale ci debba dare qualcosa di bello e di grande. Anche noi abbiamo qualcosa da portare al Signore. Insieme con le tante cose belle abbiamo anche un po' di magagne, un po' di cose che non sono andate bene. Allora ci disponiamo a celebrare bene la messa chiedendo il perdono dei nostri peccati.